Buonasera a tutti, eccoci nuovamente a un appuntamento con il signor Giuseppe Giappolini, a cui do il bentornato dopo le vacanze estive. Grazie per essere di nuovo qui. Grazie a lei per l'invito. Grazie. Ricordo il signor Giuseppe, abbiamo già parlato in due occasioni. Il signor Giuseppe è titolare di un'azienda, come forse si evince anche da quello che vedete un po' alle sue spalle in questo momento, che è fondata esclusivamente su produzioni naturali, rispettose della natura, senza l'utilizzo di prodotti chimici. Ne abbiamo parlato le volte scorse, non tanto e non solo per fare pubblicità alle sue attività, ma più che altro proprio per insistere sull'importanza dell'alimentazione nella salute di tutti noi, perché purtroppo stanno uscendo anche lì fior di articoli, di studi e via dicendo, testimoniano che tutta una serie di nostre abitudini alimentari e purtroppo anche tante cose che noi mangiamo oggi, come dire, tanto bene non fanno. E quindi occorrerebbe fare attenzione non vuol dire soltanto fare la dieta, non avere chili in eccesso, per carità c'è anche quella componente, però è anche comunque un discorso proprio veramente di quello che introduciamo veramente nel nostro corpo, le classiche abitudini sane di un tempo un po' che si vanno perdendo e purtroppo a lungo andare queste cose si pagano in termini di problemi vari alla salute. Oggi però, ecco, torneremo sicuramente su questi argomenti, ne abbiamo già parlato, quindi vi invito naturalmente innanzitutto a guardare i nostri precedenti due video, però oggi abbiamo deciso, per così dire, di abbandonare un attimino la parte del mangiar bene, per vivere bene, per affrontare un altro tema, che è quello del dissenso. Diciamo che il mondo del dissenso è un mondo molto vasto, un mondo molto variegato, anche credo la stessa nascita di tanti canali YouTube come può essere questo da cui vi stiamo parlando in questo momento, in un certo senso credo che lo riprovi, perché molta gente ha voglia di informazioni diverse, le va a cercare. Il problema però è che a volte, ahimè, nel mondo del dissenso si fa anche un po', a mio avviso, degli errori. Queste sono proprio le riflessioni a cui dedicheremo questa sera in questa nostra chiacchierata, nel senso che va bene non essere d'accordo, va bene avere opinioni diverse, speriamo che ce le lasciano. Però è anche, visto che tra l'altro proprio oggi ho parlato di Digital Service Act, quindi insomma, vi invito anzi a guardare anche quel video che è molto interessante, sulla libertà di espressione sui social e sul web in generale, però ecco, il problema è che a volte, ahimè, nel mondo del dissenso, a mio avviso, si fanno anche tutta una serie di errori, e almeno questa è la mia personale opinione, può essere giusta e sbagliata, ci mancherebbe altro, però questo è quello che credo e su questo io appunto, diciamo, avvierò un confronto questa sera proprio con il signor Giuseppe, a cui cedo la parola. Intanto, ecco, per introdurre un po', l'argomento, ne abbiamo già parlato naturalmente nel fuori onda, però è giusto adesso che, diciamo, siano pubbliche le nostre riflessioni. Prego, signor Giuseppe. La ringrazio ancora per l'invito, sono molto felice di essere con lei per Piacere mio. quantomeno consegnare un pensiero. Questo è quello che per me è, diciamo, il traguardo finale, insomma, ecco, riuscire a consegnare un pensiero. Io lavoro da tantissimi anni e lavorare da tantissimi anni significa veramente confrontarsi per tantissimi anni con tantissime persone. Il mondo degli alimenti di cui vi ho accennato è un mondo ovviamente che ha dei numeri enormi, giganteschi, no? E quindi gli appetiti sono altrettanto giganteschi. Partendo da questo piccolo esempio, che quando uno ha un appuntamento con un proprio possibile futuro cliente, non può andare, ecco, da questo cliente possibile futuro contrapponendosi a tutto ciò che vede fuori perché non gli piace, perché lui pensa che il suo è, diciamo, il prodotto più buono, ma deve assolutamente cominciare ad allargare, o comunque, come uso dire spesso, ad aprire tante finestre che noi teniamo chiuse perché vogliamo essere noi quelli bravi. Noi non siamo bravi, noi possiamo fare soltanto quello che siamo. Se siamo bugiardi, facciamo dei prodotti bugiardi, se siamo meno bugiardi, li facciamo meno bugiardi, se siamo sani, che ascoltiamo il cuore, facciamo questo. Quindi, quando continuiamo a cooperare con alcune realtà con le quali siamo entrati in una certa sincronia, lì la contrapposizione deve essere proprio bandita. E questo favorisce la crescita culturale di tutta la nazione.
che poi si ritrova nei prodotti che si vanno a scegliere, ognuno fa la sua strada. Quindi io ho cercato di dirle, in quelle piccolissime 2 righe di email che le ho fatto, che a mio avviso questo mondo cosiddetto delle opinioni alternative, delle TV alternative, dei giornalisti alternativi che non vengono chiamati a parlare, a testimoniare, eccetera, per me c'è un motivo di fondo veramente grossissimo, ed è quello di volere essere, diciamo in qualche modo, portatori di una verità, e la verità, come ci ha insegnato De Finetti, questo grandissimo matematico, ha scritto anche un libro, la verità non esiste, esistono le ovvietà, è ovvio che l'acqua mi bagna, no? Magari mi può anche bruciare se è ghiacciata, no? Se ho un pezzo di ghiaccio, però la verità, come anche Russell ci dice, non ho mai trovato nulla nella mia vita che non possa essere contraddetto. Non si parla Bellissima di frase. cose che no. Quindi per me l'errore più grande, ma veramente mastodontico, che continuano a fare in queste televisioni private, cosiddette alternative, eccetera, è di fare sempre questa, chiedo scusa, lo spento, questa contrapposizione perché uno pensa di essere bravo. Pensa di avere la verità. In un mondo come questo, posso dirle con tutta franchezza che la verità proprio non esiste. Esiste quello che vediamo, per esempio sugli scaffali, o sui mercatini, o perché non anche sulle, quando andiamo a comprare dei vestiti, qualsiasi cosa. Cioè, la verità è quella lì, perché è quella che questo nostro mondo ha prodotto. Quando si comincia a salire e si vede la qualità di tutto ciò che noi vorremmo attendere e vorremmo avere dalla nostra vita, noi cominciamo a vedere che si rarefà tutto, si rarefà, e lì entrano le cosiddette sincronie. Quindi non si va in contrapposizione, non si può andare a dire ma io dissento perché. A quel punto trovi subito dall'altra parte una barriera, trovi subito una persona che si mette sulla difensiva e dice: questo che cosa mi vuol dire? Che io ho torto, che io sono uno sciocco. Io ho scritto anche un testo su quel piccolo libro che poi le farò avere, che si intitola Io ho ragione. Io ho ragione. L'ho intitolato così e spiego come alla fine è una grandissima sciocchezza, perché poi ti deridono tutti in quanto tu hai sempre ragione, no? E via. Quindi io ho parlato invece a talune persone di cambiare questo dissenso in buon senso. Quando questo buon senso comincia veramente però a essere un dibattito sincero, pulito, perché? Perché quando io ho un'idea, per esempio, che la pasta deve essere assolutamente nutriente, per esserlo ha bisogno che ci sia assolutamente il germe di grano, di quel chicco. Io mi sono fatto tante domande, ma io non dico che la pasta o il germe di grano è l'unica che si può mangiare. Io dico, proviamo a diciamo, discutere di questo, perché nel germe di grano c'è tutto e dall'altra parte è stato tolto, quindi mancano tutte queste, diciamo, tutti questi nutrienti, questi flavonoidi, tutte le cose che appunto ci sono nel germe di grano. Quindi la verità purtroppo non esiste. E secondo me il dissenso fa un errore colossale contrapponendosi immediatamente all'altro. L'altro che ovviamente in gran parte è molto più arrogante, è anche potente, e l'arroganza viene dalla potenza. Certo. C'era un bellissimo trattato che io ho conservato a casa di Pontigia, su come si, diciamo, precostituisce il potere. Bellissimo, e magari glielo invio perché è una cosa davvero Con straordinaria. piacere, grazie. E questo nostro agire deve tener conto di ciò che esiste. Non siamo sulla Luna,
se oggi noi abbiamo questo quadro di macerie, è perché sono state prodotte queste macerie. Ma non si può andare a puntare il dito verso questa o quella istituzione, ma dobbiamo cominciare a usare il buon senso. Perché siamo arrivati fin lì? No? Perché la scuola è, posso dirlo, ridotta in un modo decisamente non bello, non consono, non è che non istruisce, ma favorisce la non istruzione. Invece, no? I giovani ragazzi sono divenuti come dei contenitori, tutto l'opposto di cui ci ha parlato Einstein. Quindi noi dobbiamo per forza prendere atto di quello che noi abbiamo intorno. Dove eravamo noi? Quando io ho rivoluzionato il mondo dell'olio, per fare un esempio, ma non sono bravo, ma perché a me non piaceva quello che c'era nel mondo dell'olio, ma non mi piaceva proprio. Io ero piccolino, non sopportavo che l'olio invecchiasse in pochi mesi dal raccolto. E mio padre mi diceva sbaglio. Io sono stato sempre in silenzio, ho ascoltato, ma io sono considerato un saggio, ma semplicemente perché ascolto. Cioè, perché si verifica questa cosa? Perché? Perché noi non ce ne siamo occupati. Gli altri sono straoccupati perché c'è un ritorno di un certo tipo. Prendiamo il siero, per esempio, no? E quindi già faccio un esempio forte, ma potrei dire anche la distanza che c'è fra un prodotto alimentare naturale e un prodotto completamente artefatto, come ci sono oggi. Ce n'è una montagna di prodotti completamente artefatti. Perché ci sono? Ci sono perché noi abbiamo fatto il nostro interesse e non ce ne siamo occupati. Quindi io non posso dissentire, ma io voglio andare da questa azienda o da questa istituzione e dire: ma un po' di buon senso, dove lo trovo? Perché qui io non voglio dissentire, voglio soltanto proporre una valutazione dell'insieme di questa cosa, no? Come dice Aristotele nel concetto di phronesis, no? Di cose che accadono per lo più. Lì si capisce veramente che noi abbiamo un bellissimo lavoro da fare. Essere presenti nel presente. Non si può essere presenti perché domani, ma cosa ci aspetta, eccetera. No, noi dobbiamo cominciare, come ho scritto in tanti miei articoli che mando ai miei amici, non sono un giornalista, dove dico: impegniamoci, creiamo delle realtà del buon senso. Perché se siamo qui, dove siamo stati noi fino ad oggi? Dove siamo stati a fare quello che magari la vita ci ha chiesto, a lavorare 8-9 ore, a fare il pendolare, eccetera. Ma dobbiamo anche partecipare, come si partecipa alla vita di un figlio, di un bambino, per farlo crescere bene, dobbiamo partecipare anche a delle cose che sono macroscopiche. Qual è quella, come lei citava prima, quando ci siamo parlati, della sanità? Non possiamo continuare a dire: io dissento. Non si dissente, bisogna agire. Ma non neanche, dico ancora, un altro verbo che non mi piace affatto, reagire. Noi dobbiamo agire. Come anche io sono preoccupato. A me, quando uno mi dice io sono preoccupato, mi si rizzano i capelli sui lati, no? Perché io mi sento occupato, ma non preoccupato. L'unica situazione dove siamo preoccupati è quando arriva qualche malattia di quelle molto serie alle quali, diciamo, non possiamo già opporre niente. Quindi il dissenso per me, Paolo, è una volontà di autodistruzione. Cioè bisogna proprio pensare che l'altro non lo vuole accettare. Che poi ci siano contrapposizioni che poi sono sempre di origine business, economiche, basta, no? Fra i grandi della terra c'è solo quello, no? Ci sono soldi e basta, il Dio quattrino, no? Oggi ho detto a una persona: dico, mi trovi una persona onesta per poter dire, me la indichi, nel campo alimentare, me la indichi. No, si piegano tutti, tutti, ma dico tutti, ma lo dico veramente, lo sottolineo, al Dio quattrino. Perché se faccio così guadagno di più, se faccio invece in modo come mi indicherebbe il cuore, ora dove vado?
Io ci terrei a dire due cose su queste sue interessantissime riflessioni. La prima riguarda la logica proprio dell'interesse. Secondo me da noi c'è la logica dell'interesse un po' in tutti gli ambiti, a breve termine. Nel senso che si guarda, come dire, l'interesse che ci può essere, per esempio, che ne so, nell'immediato, faccio per dire, nell'anno 2023, visto che siamo in quest'anno, io facendo in un certo modo guadagnerò di più. Però magari non ci si pone il problema di pensare cosa poi queste, diciamo, quali ripercussioni avranno queste decisioni negli anni a venire. E spesso negli anni a venire quello che è stato il guadagno, ipotizzando che ci sia stato del 2023, magari nel 2024, 2025, 2026 avrà delle ripercussioni negative, che non soltanto ci porterà via tutto quello che abbiamo guadagnato, ma magari ci porterà alla rovina. Io faccio un esempio che sto facendo spesso parlando con tante persone su questo mio canale. Non so se le sia capitato di recente di andare in qualche supermercato. Io ho notato che nei supermercati, diciamo, chiaramente è una cosa che capita un po' a tutti, la spesa quotidiana o qualcosa che ti serve. Io vado nei supermercati e sempre più di frequente vedo che si stanno installando le cosiddette casse automatiche, che magari nell'immediato, ecco qui il discorso, possono essere, che ne so, sono un vantaggio perché magari fai più alla svelta o perché magari impieghi meno persone, solo che alla lunga questo significa che magari invece che assumere, faccio per dire, 10 operatori di cassa, ne assumerai 5 e 5 persone in meno avranno lavoro. 5 persone in meno che avranno lavoro vuol dire che saranno 5 persone in meno che hanno soldi per poter investire nell'economia, nei consumi, perché noi ricordiamo in un'economia fino a prova contraria che si fonda comunque sul consumismo e via dicendo. Cioè ogni decisione che prendiamo oggi, che magari nell'immediato ci può sembrare più comoda, più funzionale, più a lungo andare si ripercuote in negativo sulle nostre vite, e tanto l'economia, io dico, è tutta collegata. E poi c'è un'altra riflessione che volevo fare sul discorso invece proprio del mondo del dissenso. Io ho avuto l'impressione che nel mondo del dissenso ci sia molta gente che, mi permetto di dire questo, ha anche qualche complesso un po' di, diciamo, di vanità o di superiorità, nel senso che pensano di essere sempre quelli che hanno in tasca l'idea giusta, e quindi tutti quelli anche all'interno del mondo del dissenso che non la pensano come loro, automaticamente, quindi si creano delle contrapposizioni all'interno di questo stesso mondo che certamente bene non fanno. E poi, ecco, sono sempre pronti ad abbracciare, mi passi il termine, l'idea più complottista del complottismo. Cioè, viene Tizio che dice, che ne so, che questo è bianco, poi viene Caio che dice che è grigio, poi viene Sempronio che dice che è nero, e io sto a dar retta sempre a quello che trova, diciamo così, la soluzione più, tra virgolette, io uso il termine complottista, che è un termine tra parentesi che io odio, tengo a precisarlo, e lo uso solo per rendere l'idea. Quindi nessuno mette in mano questo termine, che per me è una grandissima fesseria inventata da gente che non dovrebbe neanche prendere una penna in mano, se restavano analfabeti era meglio. Però dico, in generale, cioè anche portare questo livello di esasperazione, perché poi tanto troverai sempre qualche idea, qualche pensiero, qualche guru presunto che ti propone la cosa più complottista del complottismo. Solo che anche questo, a lungo andare, bene al mondo del dissenso, a mio avviso, non fa, per il semplice motivo che alla fine, secondo me, ecco, dai anche adito, perché una delle accuse che vengono fatte al mondo del dissenso, quale? Ah, siete delle persone, come si dice, dei visionari, dei paranoici, delle persone che credono alle prime fesserie dette o scritte da qualche parte. Oh, ci sono anche quelli, prendiamo, diciamocelo che detto. Però, ecco, sarebbe necessario fare un po' di approfondimento e non abbracciare un'idea soltanto perché magari ci piace, perché magari è costruita bene o perché senza magari neanche averla verificata. Adesso, banalmente, io vedo tanta gente che condivide dei post sui social condividendo delle grandissime fesserie solo perché magari pensano che condividendo quelle cose siano belli e bravi, perché ah, ho capito tutto quello che voi non avevate capito. Però devi anche andare un po' ad approfondire, perché anch'io se condivido la prima fesseria che sta in giro, so, ci faccio anche una brutta figura e soprattutto perdo incredibilità, è quello il senso del discorso. Ecco, su questo ero curioso di ascoltare anche una sua riflessione. Beh, io sono decisamente convinto, totalmente convinto, che il buon senso può veramente guarire un sacco di mali che si generano, mali proprio, l'incomprensione è il male principale, no? Perché per comprenderci dovremmo anche avere
quantomeno delle esperienze. Se uno non ha fatto delle esperienze sue, proprie, pagando di tasca propria, con il proprio sacrificio, è difficile che si possano, diciamo, incontrare i pensieri e trovare qualche piccola soluzione di convivenza. Non ci si va. Io ascolto un po' di, diciamo, di cosiddette TV alternative quando mi capita, eccetera. In effetti, la maggior parte, fra quelli che sono un po' filofosseggianti, che parlano dell'iperuranio, no? Cioè, secondo me bisogna andare sul concreto. Il concreto è fatto di cose decisamente piccole, ma è tale piccole, come diceva mio babbo, che si vedono le grandi. Quindi partiamo da lì, cominciamo a vedere che se una persona che è uscita da scuola, dall'università, non fa delle esperienze proprie, ci mette quindi del suo, ha studiato per quella cosa lì, la passione, eccetera, va e parla e cerca di portare il suo messaggio a una persona invece che tutti i giorni, non sa come si dice tra venditori, no? Si chiama Radio Scarpa, no? Radio Scarpa è quel venditore che tutti i giorni fa il marciapiedi e va a incontrare clienti che siano negozianti, che siano supermercati, diciamo, no? E lì si forma Radio Scarpa, e quando poi questi soggetti si concentrano in una sala d'attesa di una catena distributiva o anche di negozi di un certo tipo, importanti, ideologici, eccetera, lì si cominciano a confrontare tra di loro tutte le loro esperienze, eccetera. E si vedono in immediato, delle differenze macroscopiche tra quelli che veramente fanno, i cosiddetti venditori, perché hanno una testa davvero sviluppata dall'esperienza, sviluppata dalla voglia di fare, eccetera, e quelli che invece portano un po' di tornaconto a casa e finisce lì, no? E proprio vedi poi che le loro vite si divergono completamente, no? C'era una battuta di un mio conoscente che diceva: sai cosa mi ha detto un tizio una volta? No, questo è stato un grande venditore, e l'ha approcciato una persona e gli ha detto: ma guardi, finalmente la incontro, ma lei conosce questa ditta, perché ho preso questa ditta adesso. Questo si è girato, questa persona che conosco bene, l'ha guardato e gli ha detto: se la sento un'altra volta è la seconda. Nel senso che questa persona gli ha detto: ma io ho preso questa azienda, no? Cosa ne pensa? Se la sento un'altra volta è la seconda. Quindi nessuno. Significa che bisogna cominciare a pensare che in questo è un esempio un po' banale, un po' forte però, che abbiamo creato delle distanze mentali da un punto di vista proprio dell'aver vissuto certe esperienze. Io ho cominciato talmente presto a farmi delle domande, ma ho fatto anche lavori davvero grandi, in sostanza, ma davvero grandi da solo, sia negli Stati Uniti sia in Italia, ma in tante parti del mondo. E quindi ho un'esperienza che quando poi, fatta tutta sulle mie spalle e ascoltando, cercando di imparare un po', mi diventa difficile ascoltare uno che dissente perché c'è quel prodotto oppure c'è quel tizio in politica che dice quella cosa, eccetera. Dove eri quando c'erano tutte queste cose? Cioè, bisogna tornare alle responsabilità. Ecco perché questi vanitosi o quelli che non si è detto di non fare nomi, e i nomi comunque non vanno fatti, ma tanto basta che uno abbia un po' di accensioni di certi neuroni, li vede subito, insomma, sanno tutto, hanno fatto tutto, poi vai a vedere dietro e dici: ma questo cosa fa della vita? No? Perché un conto è dire che la pasta a 0,60 kg, a 0,60 mezzo chilo non è buona, fa schifo. Un conto è argomentare con il buon senso che questa cosa bisognerebbe che lo Stato ci mettesse mano. Poi si sa benissimo che attraverso la pasta, che non aumenta e non costa, lo Stato ha tutti i suoi giochetti sporchi, no? E dice: ma certo,
azione non c'è qui, non c'è là, funziona così, no? È un bene, diciamo, primario nelle tavole degli italiani, no? Quindi il dissenso è negativo, secondo me, in tutti i sensi. Noi dobbiamo tornare a parlare, come dice un proverbio cinese, giapponese, dobbiamo confrontarci fino a quando siamo sfiniti e ci troviamo d'accordo. Quindi anche un giorno, due giorni, tre giorni, dobbiamo continuare a parlare per trovare un punto in comune. Questo è quello che manca e che è mancato e che manca tuttora, perché ora vedono la deriva della censura, vedono la deriva dei nuovi arrivi dei piani vaccinali, vedono un sacco di cose che indubbiamente sappiamo che sono stridenti, ma occupiamocene con il buon senso. Chiamiamo le persone che non vogliono più nemmeno ascoltare e vedere la televisione e portiamole in un contesto di esempi semplici, esempi, perché mi creda Paolo, io lavorando in questo ambito dell'alimentare, ma se le dico che ho trovato un nutrizionista che le dice mangia sano, e poi gli domando ma cosa significa per lei mangiare sano? E non te lo sanno mica dire. Non te lo sanno dire perché? Perché c'è un problema serio, perché i prodotti in commercio in larghissima parte non contengono nutrienti. Quindi se non contengono nutrienti sono soltanto dei riempitivi, quando va bene, altrimenti ci sono altre cose. Quindi come faccio a confrontarmi? Non mi posso contrapporre, devo cercare di sviluppare quello che sto dicendo dall'inizio, il buon senso. Troviamo il buon senso, cerchiamo di capire perché siamo arrivati a questo, no? E le televisioni alternative fanno un lavoro stupendo, eccezionale, ma purtroppo c'è questo maledetto, io lo chiamo ingrediente, in dissenso, negativo, che uccide qualsiasi possibilità di tavolo, di trattativa. Lei mi dirà, come si fa a parlare con questo governo? Con questo governo non ci si parla, si parla con le persone esterne, quelle che non sentono. Guarda, io mi sono fotocopiato una piccola cosa che forse la farà anche un po' ridere da una certa parte, ma è una verità veramente pazzesca, scritta da Pietro Citati tanti anni fa, intitolata Gli italiani, no? Ma questo bisognerebbe attaccarlo in tutte le scuole, ovunque, perché bisogna che i ragazzi, io le faccio un esempio facilissimo, per me è facile, per chi mi ascolta magari non certamente lei, potrebbe non essere facile, ma noi dobbiamo cominciare a considerare i nostri figli, anche quando hanno 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni, come degli adulti. Bisogna parlargli come a un adulto. È la chiave per creare un uomo nuovo, per creare una donna nuova, anche di più, no? E invece no, si tratta da bambini. Poi si dà il cellulare così non rompono le scatole. E poi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo niente, non possiamo aspettarci niente. Poi arriva lo psicologo, lo psichiatra, ci dice che i figli dei ricchi sono quelli più disagiati. Ma ci credo, perché il figlio del ricco gli dà i soldi, vai a divertirti e via, no? E poi a Sapatignano lì c'erano insomma, un sacco di persone che venivano da famiglie di un certo tipo. Ma al di là di questo, lui l'ha intitolato Gli italiani. Sono curioso. E ha scritto queste brevissime, diciamo, ha menzionato questo. Gli italiani, la mediocrità intellettuale, la bassa furbizia, la vanteria fallica, la presunzione immotivata, la fantasticheria ad occhi aperti, il rozzo buonsenso, il disprezzo per le idee, l'arroganza verbale. Questi sono gli italiani. Dai, io torto. Una curiosità, in che anno è stato scritto, lo sa? No, ma questo è sicuramente intorno a 20 anni fa. Sì. E lui poi aggiunge, fra virgolette, quell'ignobile attore, quell'astuto evocatore di fantasmi che fu qualcuno di Predappio, seppe individuarli tutti nelle pieghe più nascoste del nostro paese e li portò ingigantiti nella scena pubblica. Ma oggi siamo ancora peggio che qui. Cioè la vanteria fallica, si sente dire che
Allora questi ragazzi hanno scaraventato una bicicletta addosso a un giovane che sta molto male e gli vanno a dare 9 anni di galera. Quando non li danno a uno stupratore, non li danno a uno che ha violentato dei bambini o ha ucciso la moglie. Queste sono cose sulle quali occorre il buon senso. Non posso dire io dissento a una situazione di cui oggi ne parlano un po' tutti i giornali, ho visto, ho dato un'occhiata, io mi alzo molto presto la mattina, sono le 5:30, le 6, do un'occhiata velocissima e basta, perché non mi nutro di quella domanda, però mi interessa vedere. No? Certo, no, è interessante come, diciamo, anche per capire quali sono le tendenze. Sì, poi ecco, una cosa che a me piace dirle è che noi abbiamo purtroppo due cervelli, il più importante ce l'abbiamo nello stomaco e quello più stupido ce l'abbiamo nella testa. E quindi quello più stupido, poveretto, se mangia male, nel senso si nutre di un sacco di menzogne, agisce secondo le menzogne. Se io invece metto nello stomaco quello vero, tante cose buone, questo reagisce e fa sì che tutto l'organismo rinasce. Insieme all'organismo fa rinascere anche un po' di neuroni. Ma questa è la mia piccolissima, diciamo, esternazione. Ma questi italiani citati, da Piero citati, sono veramente quello che vediamo oggi. Io ho scritto tante cose sull'aspetto, diciamo, della comunicazione, perché per me è fondamentale. L'uomo comunica con uno sguardo, con un sorriso, con una smorfia, ma l'importante è riuscire a continuare a comunicare, a essere insieme. E se non c'è armonia in questo paese, non possiamo aspettarci niente di buono, perché senza l'armonia c'è assolutamente un destino terribile che ci aspetta. Noi abbiamo bisogno di armonia, non abbiamo bisogno di quello, ma Putin ha detto Putin, posso dire Zelensky, insomma, ognuno ha le sue teorie, le sue idee, ma sono fatti talmente lontani da noi, talmente distanti, non possiamo certamente discutere di queste cose. Secondo me è tutto tempo perso, un fiato buttato via, perché ci sono giochi probabilmente talmente grandi dietro, e quindi altro che poker, no? E quindi il gioco del poker a me è sempre piaciuto, non lo pratico ovviamente, ma mi è sempre piaciuto perché rende l'idea dell'intelligenza, del capire, del carpire da una smorfia, da uno sguardo, eccetera. E lo ritengo veramente un gioco veramente affascinante da questo punto di vista. Allora, tornando a noi, il dissenso ha bisogno di essere modificato in buon senso. È l'unica via che ci può portare a recuperare non uno, cento, ma milioni di italiani che hanno necessità di questo. Io quando faccio i miei piccoli incontri diciamo riguardanti, io non sono certamente un nutrizionista, però ti dico come si può andare a tavola e che cosa bisogna fare almeno una settimana prima per andare a tavola per tutta la settimana dopo. No? E questo è fondamentale, perché molti vanno a fare la spesa, cioè, compra questo e quest'altro e poi arrivarci, no? A prescindere poi tutte le varianti del caso. Però c'è bisogno di riflettere, di scrivere, di capire che l'altro in realtà non è diverso da te, ha bisogno di ricevere da te in un modo giusto la tua opinione e non la tua arroganza, la tua vanità, perché noi siamo gli unici, ci siamo opposti al vaccino, quell'altro perché noi siamo gli unici che si è fatto così, cosa e via. Chi ha imbrattato il teatro a Roma di questo tizio? L'ho sentito alla radio l'altro ieri. Ah, sì, lo sento. Sì. E gliel'ha imbrattato, che poi li abbia mandati qualcuno o qualcun altro, gliel'ha imbrattato. Non si può fare una caciara infinita su una cosa del genere. E funziona, è sempre stato così. Ma meno male l'hanno soltanto imbrattato, non hanno preso lui, magari hanno fatto anche qualche scherzo. Io credo che veramente questo clima del dissenso ha creato questi atteggiamenti. Cioè, voglio essere concreto nel parlare, non è che ha creato questi atti vandalici, eccetera, ma comunque non ha certamente cercato di abbassare i toni, di rendere possibile un dialogo. Questo è fondamentale, secondo
se io voglio, le dico in tutta franchezza, mi scuso per alcuni ascoltatori, ma se io voglio offrire i miei prodotti, non posso andare a dire che i miei sono buoni, gli altri fanno schifo. Non esiste. Io dico, io ti porto quello che so fare e te lo dimostro in questo modo. Basta, se tu hai, diciamo, interesse a valutarlo e a vedere se può essere interessante per te, bene, altrimenti ci siamo conosciuti, sono felice di parlare con te nuovamente quando sarà il caso. Ma è una crescita culturale questa, non è soltanto saggezza, è capire che se uno ha sempre venduto nel suo negozio una certa percentuale di prodotti fuffa, non può permettersi dalla sera alla mattina di mettere prodotti veramente naturali, veramente certificati dalla natura, non dagli enti, perché gli enti certificano altro, si trova sempre lì. Non bisogna aspettarci la mano di siamo al periodo delle certificazioni, l'informazione certificata, i prodotti certificati. Poi io insisto sempre su un punto quando mi fanno queste domande, quando mi fanno queste osservazioni. Io dico: ma ti sei chiesto chi è che fa la certificazione? O quando leggi una notizia, ti sei chiesto chi quella notizia l'ha data? Sì. Fate queste domande che servono. E questo è quello che lei mi sta dicendo, che anch'io dico da tanti anni, ma io devo fare una certificazione alla mia azienda pagando l'ente certificatore, che non è pubblico, che viene a certificare quello che faccio io. Cioè, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Tant'è che io mi faccio le mie HACCP, stop, finito, quello che mi chiede lo Stato, perché io come padrone sono lo Stato. Io non voglio avere l'ente certificatore lì che mi dice che lì forse c'è un piccolo forellino, ci potrebbe passare un ragnetto, una roba del genere. In alcuni casi, mi dispiace doverlo dire, si degenera veramente nel ridicolo. Sì, ma siamo oramai da tempo nel ridicolo. Sono infrastrutture piramidali di controllo, in continuazione. Cioè io ho domandato al mio figlio, che ha appunto 14 anni, quanti padroni abbiamo? E lui, sapendo, ha risposto: fin dalla nascita gli danno subito la tesserina, no, della sanità e il codice fiscale. Sei subito catalogato, messo lì e via. Cioè, io ho cominciato a vedere quanti sono veramente tanti. Allora, per evitare questi tanti, bisogna renderli inoffensivi. Per renderli inoffensivi ci si parla. Pensi un po' che volo ho fatto, no? Per renderli inoffensivi ci si parla. E quando questi signori, spesso e volentieri sono di questa razza qua, degli italiani, no? Perché se gli metti un uniforme a un italiano, anche un tuo amico, non lo riconosci più, no? Cosa fai? Dissenti? No, capisci che quello è arrivato fino lì con il suo cammino. E ora magari sta anche andando indietro. Ma sono riflessioni, ripeto, che si fanno quando abbiamo veramente, come dice Einstein, avuto del bisogno reale. La vita ti ha chiamato e ti ha detto: vieni qua, adesso tocca a te. Cosa fai? Vai a piangere alla mamma, al babbo, al nonno? Da chi? Tocca a te. E tu non vuoi andare, e allora rimani lì, e l'altro ha preso il volo, o l'altra. Allora, questa è la vita. Il dissenso è talmente controproducente, secondo me, specie in dei contrafforti come siamo oggi, perché noi non vorremmo vedere le cose che si vedono oggi. Uno va per la strada, io ho parlato l'altro giorno con il capo dei vigili urbani del mio paese, e mi ha assolutamente dichiarato che viaggiare in auto oggi è divenuto estremamente pericoloso, perché non c'è più né un poliziotto né nessun controllo, ma poi ci sono gli italiani che dicono: passo io poi c'ho il SUV grande, passo io, ti vedono con un'auto magari un po' vecchia, sei screditato. Quindi è lì che si vede la regressione di queste persone, che hanno bisogno di esibire. Non voglio dire auto grandi, voglio dire soltanto a livello di esibire.
Poi vai a toccare con mano, no? Come c'era quel bellissimo film Sotto il vestito niente, no? Cosa fai lì? Dissenti? No, lì è ancora peggio, perché se dissenti quello si arrabbia come una bestia e ti viene a cercare. E questo è il mio pensiero dal profondo, cioè ho dovuto violare me stesso. Io ho sempre detto che Roy Martina, questo medico olistico, tanti anni fa lesse questo libro, questo libercolo. È un libercolo, ma veramente molto interessante. Non ricordo esattamente il titolo, L'anello mancante del segreto, ma vecchissimo, che mi ha insegnato a riconoscere che tutto ciò che mi capita dipende da me. Tutto, tutto. Questo è un insegnamento, credo, contenuto anche in molte filosofie, anche per esempio di stampo orientale. Sì, magari Assolutamente sì. quello si viene addosso con l'automobile, con un tir. Non dipende da te, ma quello che poi ti circonda ogni giorno, gli amici, gli pseudotali, eccetera. Ma la vita è sempre stata così. Purtroppo è sempre stata così. Ora il contrafforte è enorme perché il divario fra le persone hanno iniziato un percorso conoscitivo del loro dentro, non fuori. È enorme rispetto a quelli che invece sono lì, che hanno bisogno di tutt'altro, di beni materiali, di esibire e basta, che si credono, dobbiamo fare nomi, potremmo fare un Sì, elenco sì, sì. da qui fino alla Sardegna, tornare e ritornare via. Quindi per me l'errore più grande che abbiamo fatto noi, che abbiamo voglia di dare, perché parlavo con un grande pubblicitario, ci ho parlato per tanti anni, poi purtroppo lui è venuto a mancare 20 anni fa esatti. Un grandissimo, un uomo che ha inventato lo slogan tipo chi bespa mangia la mela, chi ama brucia, insomma, era un copy straordinario di Parma, e si diceva che c'è un unico verbo nel dizionario della lingua italiana, che è la più grande lingua del pianeta, cioè, quantomeno dell'Occidente, cioè, si parla sempre dell'inglese, l'inglese è una bruttissima copia dell'italiano, Tullio De Mauro ce l'ha detto, insomma, il 70%. Tutto derivato dal latino, no? E l'altro 30% è derivato dal sasso del latino. Quindi di cosa si parla? Ma venite a imparare l'italiano invece Magari. che parlare, no? Questo è quello. Gadamer, che cosa ha detto per tornare al dissenso? Hans Georg Gadamer ha definito cultura, no? È una parola latina del lessico contadino, che significa chissà chinarsi a raccogliere. Ha già detto tutto. Non c'è altro da aggiungere. Se uno fa questa cosa, dice cultura, cultura, fai questo e poi vedi come ti rapporti al mondo. Fai questo e poi vedi come ti rapporti anche con quelli che ci beffeggiano ogni giorno lì in Parlamento, no? Come diceva questo mio amico, non c'è neanche un operaio in Parlamento, di cosa si parla? Già, alla faccia della parità dei diritti per Non tutti c'è quanti. una massaia di un tempo, non esiste. Infatti, quando sento io la famosa frase, cos'è, le indennità dei parlamentari devono essere generose, di modo tale da consentire a chiunque di poter svolgere il mandato politico senza preoccupazioni economiche. Infatti, in Parlamento tradizionalmente è sempre stato popolato, per carità, ci sono stati anche dei casi, però diciamo tendenzialmente minoritari, perché tendenzialmente sono tutte persone che hanno grosse preoccupazioni economiche, probabilmente già non le avevano, che si capisce anche il senso, a volte, di certe cose che ci vengono raccontate, dai, a cui onestamente un po' faccio fatica a credere. Diciamo, consentitemi questa battuta in conclusione. Avete capito, insomma, che il signor Giuseppe è non soltanto un eccellente impresario nel settore dell'agroalimentare sano e naturale, ma anche comunque una persona che ha un suo pensiero, una sua, direi anche una sua filosofia, fatta anche di tante letture. Ecco, una cosa che si è persa, secondo me, probabilmente in questi anni, forse anche e soprattutto nelle giovani generazioni, è proprio
il piacere della lettura, perché ecco, io parlando con un grande esperto di comunicazione, come il professor Alberto Contri, lui stesso mi ha raccontato che molti suoi allievi, studenti di corsi universitari e post-universitari, gli dicevano: ah, io quando mi devo informare sulle cose leggo così il trafiletto, che ne so, la notizia. Cioè, purtroppo, per farsi una propria idea, una propria filosofia, bisogna leggere molto, non certamente i titoli. Oggi si va tutto di fretta e poi si vedono i risultati, se non ricordo male, come statistica dell'analfabetismo funzionale siamo messi non particolarmente bene come paese, mettiamola così, questo almeno rilevano i dati ufficiali ed è un'altra cosa di cui essere molto, molto tristi. Noi, signor Giuseppe, ci rivediamo sicuramente prestissimo perché parleremo ancora di tante altre cose legate comunque all'alimentazione, al mangiare sano, perché ricordiamoci, al di là di tutto, abbiamo passato 3 anni che ci hanno fatto una capasanta e oggi ci stanno anche riprovando, tra l'altro, con malattie varie presunte ed eventuali. Però il problema è che molti problemi di salute certamente hanno a che fare con lo stile di vita, movimento e corretta alimentazione. Di questo ne abbiamo già parlato, ne riparleremo perché è inutile stare dietro a certe narrazioni, un po' dal mio punto di vista discutibili, e poi non premurarsi di queste cose, perché altrimenti i problemi arrivano e non so se lì ci sia il siero magico che ti salva. Mi sembra che a proposito di sieri magici anche la storiellina del siero magico anti qualcosa sia già un po' passata diciamo un po' in secondo piano, probabilmente qualcuno se n'è già dimenticato. Io invece ho il difetto di ricordarmi di tutte le cose che dicono, infatti ogni volta poi mi prendo anche le mie arrabbiature perché dico: ma guarda un po' questi qua che l'altro giorno ci dicevano questo. Adesso le dico una notizia, le voglio fornire un mio grandissimo scoop. Lo sa che sta arrivando l'inverno e farà freddo? Eh sì, No, perché farà anche molto freddo. già. È una notizia eccezionale perché io non l'avrei mai detto che a dicembre, gennaio, febbraio fa freddo, invece fa freddo. Anche nella sua Sardegna. Esatto. Diciamo un po', dai, evidente meno che in altre località, per carità, però. Oddio, poi ci sono anche le zone nostre interne dove comunque le temperature sono più rigide, però io che vivo sulla costa, beh, obiettivamente. Compenso c'è l'uomo umido che ti fa percepire la temperatura magari più fredda di quella che non è ufficialmente, mettiamola così. Grazie, signor Giuseppe, ci vediamo prestissimo sicuramente. Grazie davvero tanto Paolo, saluto È tutti stato un e piacere. A grazie, presto, anche io. con nuove riflessioni e nuovi argomenti. Grazie. Grazie.